Buonasera. Buonasera, gentile pubblico. Io e la professoressa Federica Mazzocchi siamo lietissimi di darvi il benvenuto a questo incontro che chiude la stagione di retroscena per questo anno di spettacoli, e lo fa con un approfondimento su uno spettacolo che adesso è in scena in questi giorni, Il Panico di Raphael Spreckelburt, il quale è qui presente con il regista Yuri Ferrini e con tutti gli attori e le attrici della compagnia. Le attrici, quasi. Pardon. Siamo tutti attrici. Vabbè, non importa. Dai. Chiedo scusa per il... Non ti preoccupare. Deficiente lapsus. Benissimo. La drammaturgia di Spreckelburt conosce in Italia diffusione già da più di 10 anni grazie all'opera di traduzione curata da Manuela Cherubini, presente nel programma di sala, nel libretto di sala, con un ampio denso testo che introduce all'opera di questo autore argentino, e giunge infine a noi attraverso questi spettacoli. Il Panico debuttò nel 2003, il 16 febbraio, a Buenos Aires, nella sala dell'Otro Lado. All'altro lato della vita c'è la morte, in un rapporto di continuità misteriosa, insomma, che questa pièce analizza, facendo uso maieuticamente dell'ironia e tentando così di scandagliare tutti i possibili ponti, collegamenti che il mondo dei vivi, con tutta la sua paura, instaura con quello dei morti. Grazie. Per far ciò, lo spettacolo che abbiamo visto, ne parleremo anche con Federica, instaura un ritmo incessante di piani narrativi simultanei per seguire i quali occorre concentrazione, disponibilità al divertimento, coltivato senso dell'ironia e occorre un capocomico, termine nobile per il teatro italiano, che è incarnato qui da Yuri Ferrini, il quale sentivo tra l'altro Yuri Ferrini, il quale opera liberamente all'interno di questa drammaturgia complessa, tentando di trasporre da una lingua, da una cultura, quella argentina così vicina alla nostra italiana, a quella nostra italiana, e consentendoci così di addentrarci ancora di più nel testo, un testo che merita ovviamente anche di essere letto, e a proposito del quale questa mattina sentivo in un'intervista a Radio Popolare di Milano lei parlare dello spettacolo. È stato parlato dello spettacolo. Evidenziando. Spero di aver parlato benissimo. Volevo dire benissimo, evidenziando anche tutti i temi della nostra attualità. La nostra attualità è: qui scoppia il panico nel nostro mondo, nelle nostre vite anche, forse. E noi come ci posizioniamo? Cosa riusciamo a capire, ad afferrare? E ciò avviene nella politica, nella geopolitica, nella società, nel mondo interiore e in quello esteriore. Ed ecco che questo spettacolo riflette profondamente qualcosa che sta avvenendo dentro di noi, e lo fa a partire da una situazione che si era scaturita in Argentina. Sicuramente 20 anni fa la situazione, ci sono rimandi alla situazione politica e economica dell'Argentina di un ventennio fa, la cui crisi forse non è mai stata del tutto superata, ma è solo stata standardizzata, regolata, e giunge oggi anche a noi nella sua spaventosa possibilità di efficacia, di depauperazione. Ecco, fatta questa premessa, per la quale io mi scuso innanzitutto, ma sperando di avervi, anche per coloro che non avessero visto lo spettacolo, introdotto un po' ai temi, alle coordinate principali, lascio la parola alla mia collega Federica Mazzocchi per uno sguardo anche sullo spettacolo di ieri sera, registico, e per poi avviare la discussione con Raphael Spreckelburt e Yuri Ferrini, lasciando anche, visto che è l'ultimo incontro di retroscena, il dibattito poi aperto per una
circolazione della parola, veramente. Il microfono è gelato, per cui è possibile farlo girare. Allora, Federica, tu senti, vuoi integrare sulle tue impressioni anche registiche dello spettacolo che abbiamo visto ieri, rispetto anche alla nostra sensibilità di spettatori oggi, come hai reputato il lavoro che Ferrini ha presentato? Grazie mille, Leonardo, per queste tue parole introduttive, e non lo dico perché c'è qui Yuri, l'autore, tutta la compagnia, ma lo spettacolo, per chi l'ha visto ieri, sa bene che a cosa mi sto riferendo. È davvero una macchina meravigliosa di ritmo, di senso, di complessità, tutta però giocata con una coesione e delle relazioni tra queste attrici. Però c'è anche Yuri in scena e c'è anche lui che non mi ricordo, Michele, scusate, siete tanti, quindi mi aiutate, ci aiutate con certo. I nomi. E i loro rapporti saldissimi, è davvero un piacere, due ore di grandissimo godimento teatrale. Io ho avuto quindi delle impressioni molto positive dello spettacolo e delle grandi curiosità che vorrei immediatamente chiedere sia a Rafael sia a Yuri, perché una cosa molto bella che vi sollecito ad andare a leggere sono le parole di Yuri e di Rafael nel programma. Scrivono due pezzi molto densi, molto di grande stimolo, e c'è una frase che mi ha colpito, comincerei con te Rafael, scrivere ai piedi del palcoscenico. Panico è un testo, cioè, che non nasce in una condizione, diciamo, di isolamento, autoisolamento dell'autore, ma si nutre molto fortemente della relazione con gli attori, se ho capito bene nasce proprio in questo dialogo molto forte con la compagnia che per prima ha messo in scena Panico. E penso, Yuri, valga anche per te questo discorso, avendo questa compagnia così, insomma, che ha generato queste relazioni così potenti in scena, mi pare che questa... la scrittura di Rafael, che diventa la tua scrittura scenica, sia appunto sempre ai piedi del palcoscenico. Come ci puoi raccontare un po' il primo seme di questo lavoro e il dialogo con gli attori? Certo, prima mi devo scusare perché il mio italiano è naturalmente molto basilare, un po' assomiglia a quell'italiano di Annabelle, io tra le parole, però se mi mancano le forze ci sarà qualcuno a tradurmi. Questo spettacolo è nato come un lavoro commissionato dell'università, ha avuto tanti nomi, l'IUNA, Istituto Universitario Nazionale della Arte. Ed è perciò che ci sono tante donne, è una cosa interessante da pensare, no? Perché quando pensiamo al teatro, in generale è scritto per i ruoli maschile da uomini da tutti i tempi, è più difficile trovare ruoli femminile, perché non c'erano tante drammaturghe autrice nel passato. Però in realtà, quando uno analizza la composizione delle scuole e delle università di teatro, la proporzione di donne è pazzescamente superiore a quella di uomini. Io avevo, che ne so, c'erano 10-12 donne e 3 uomini, e dovevo fare una fiction, dovevo scrivere per loro, con loro, addirittura per loro era un esame, no? Dovevano farlo bene, perché se no non gli davano il titolo di attori. Allora, io che non mi considero in quel senso, non appartengo per niente all'Accademia, ho pensato a fare la cosa più organica possibile. Per me scrivere a piedi del palcoscenico vuol dire prima conoscere il materiale umano con cui stai lavorando,
cercare di capire quali sono le abilità di quegli attori e attrici, che cosa fanno come artisti, però non come interpreti. Perché io dovrei andare al teatro a vedere una singolarità? Allora, una delle cose all'inizio di questa scrittura a piede di palcoscenico è stato il fatto che io gli ho chiesto a tutti, come se fosse parte dell'esame, preparate qualcosa, un'abilità, un talento personale che nessun altro in questa stanza potrebbe fare. Allora, se lo pensiamo, se io vi chiedo a voi gentilmente, pensate a una cosa che solo tu puoi fare, che nessun altro. Compaiono delle cose più strane del mondo. Allora c'era una, per esempio, la nostra Bettiana, che mi diceva: io posso piangere e ridere allo stesso momento. Ok, a che cosa serve? No, niente. Mostraci, mostraci. Allora abbiamo iniziato a fare una coreografia in cui c'era una atterrorizzata che piangeva e rideva allo stesso, era affascinante da vedere. Era quella la singolarità che mi ha permesso scrivere una situazione drammatica in cui quattro ballerine hanno paura della coreografa. Naturalmente quello poi si sviluppa, arriva al testo che voi avete visto ieri, gli altri giorni. Però quella singolarità è nata dal fatto che lei poteva far quello. E poi ognuno ha dovuto mostrarmi una singolarità. Per me è stranissimo, allora, perché quando lo vedo con altre singolarità, fatto di altre persone, c'è qualcosa molto magica che rimane della assenza dell'origine. Mi mostrano una bellezza che è bella anche perché nasconde i suoi motivi iniziali. Allora io mi sento trasportato attraverso di un trucco di magia a un'altra realtà che però contiene uno sfondo illeggibile che mi interessa tantissimo. Allora anch'io nel montaggio originale ho cercato di, diciamo, cancellare quel show di talenti che non era per niente degno di essere visto, no? Addirittura. Io penso sempre alla scrittura, alla parola, come la anteultima rivelazione di una ultima rivelazione che non può accadere. Dunque, niente, più o meno la scrittura a piede palcoscenico è uno sviluppo per cui ho bisogno di tantissimo tempo. È un miracolo il lavoro che Yuli ha fatto con questo cast, perché sono riusciti a fare lo spettacolo in 3 settimane. Io ho messo un anno a farlo. Sono più pigro probabilmente. No, perché veramente io scrivo e provo allo stesso momento. Dunque, per decidere che cosa rimarrà, io ho bisogno del tempo, addirittura del tempo vuoto tra le prove. Non è che se io provo, accadrà qualche cosa. No. Io devo anche frustrarmi, togliermi dell'osservazione, cambiare il mio sguardo. Rimanere lì guardando un problema non necessariamente mi porta alla soluzione. A volte è tutto l'opposto, no? Io creo una forma per nascondere il problema. Dunque, io credo tantissimo a questo sistema di scrittura, ma poi devo dire che come autore, io sono anche attore, però come autore io non lo faccio sempre così, però imparo così il mio lavoro, qual è il mio compito. Io scrivo per gli attori, non scrivo per la letteratura. La scrittura teatrale in quel senso non è poesia, non è narrativa. È una scrittura che cerca di trovare un corpo con una sua espressione singolare, con cui poi si costruire, se vogliamo, una storia, se vogliamo.
ci sono tanti teatri in questo momento, c'è anche un teatro biografico, c'è un teatro documentario, però la singolarità della presenza di un corpo reale fa sempre parte del nostro arte. Allora non partecipo della scrittura di scrivania, però quando non ho gli attori e devo scrivere solo, lo faccio come se li avessi, li penso. Penso a persone concrete che conosco, gli attori della mia compagnia, per esempio, e la mia ispirazione viene sempre del palco, del palcoscenico. Grazie. Dici la tua scrittura ai piedi del palco. Ai piedi del palco è il fatto perché insomma fare il regista e l'attore in questa occasione è stata una pressione molto molto forte, perché appunto il tempo, ci sono avuto un paio di settimane a decrittare il testo e altre due in piedi a lavorare, non è tanto per poterlo fare, però fortunatamente immagino che ti hanno pagato il doppio, sì, certo. Il triplo, perché fai due volte. Questo sì, e no, è chiaro, solo per soldi, no, ma non esiste, cioè è vero, no, ci vogliono anche quelli, naturalmente, però è nata per me una passione platonica, no? Lui è sposato e non voglio, l'ho amato già da lucido, e fra tutte le sue opere questa mi piaceva in particolare. E forse un punto di somiglianza è il fatto che a piedi di palco in realtà io non scrivo niente, io leggo, e leggo tante volte prima, naturalmente leggo insieme, quando sento gli altri attori, le attrici e gli attori leggere, comincio a immaginare, e lì però tante cose si devono preparare prima, la scenografia. La scommessa che mi piaceva portare, per cui eravamo anche d'accordo, ma forse alla fine l'abbiamo riscoperto ieri sera, è che il teatro comico, ma anche ritmico, passatemi, alla Feido per capirci, è un veicolo di grandissimi interrogativi. Lui dice: non scrivo letteratura nel senso, ma i suoi testi hanno un'altezza letteraria enorme, solo che devono essere mediati da, certo che sono scritti per corpi di attori e di attrici, in questo caso, e di bellissimi ruoli femminili, quindi è una grandissima opportunità, e devo dire grazie proprio a loro, alla compagnia, a tutte le attrici, perché hanno lavorato da sole, io ho dato qualche indicazione, ma poi hanno fatto tutto con la loro bravura, la loro professionalità, già anche magari le persone più giovani già avevano una bella professionalità e una bella disponibilità, senza di loro, senza tutta questa serie, e anche un arrivo di Rafael, che durante provavamo la zona della festa, per chi l'ha visto, insomma, la festa di Jessica, no, non svelo, perché qui lo spoiler è rischiosissimo, per me è impossibile spoilerare questo spettacolo per chi non l'ha visto, quando facciamo una festa è arrivato Rafael, e quando io cercavo di mettere in ordine, Rafael è riuscito a farmi accettare che dovevamo fare ancora più caos e a un certo punto mi sono arreso e ho lasciato fare a lui, e mi ha aiutato e ha montato anche il finale, quindi c'è una collaborazione, ecco perché in questo caso mi sono un po' ribellato al capo comico, che è una roba che mi tormenta. In questo caso ho fatto il regista e due ruoli, siamo tutti distribuiti, c'è chi fa più fatica, forse la famiglia, sono un po' i protagonisti, se ci sono dei protagonisti, ma è un lavoro molto corale, per lo più, energia molto corale, quindi ci vuole relazione, accadimento.
Però per me la cosa più interessante è di spolverarci via un po' di pesantezza, adesso dico italiana perché la conosciamo, ma forse non è solo italiana, magari è un po' anche europea, la vecchia Europa. Cioè, perché l'arte deve essere noiosa, quando può essere anche divertente e veicolare comunque enormi interrogativi? Addirittura cosa ci sarebbe nell'aldilà? Ovviamente non lo sa Raffaele, non lo so io, però Raffaele mette su un paradosso, su un palcoscenico, e lo risolve. E mi mancava poi questa roba, no, della soluzione finale, e ci siamo arrivati insieme. È stato un viaggio meraviglioso, meraviglioso. E credo che questa passione che ci accomuna, poi piace a tutti, ci siamo poi intrippati a cercare di capire quello che serve di capire e quello che non è necessario capire. Non c'è nulla di strano, le persone leggono la storia benissimo, solo che sono prospettive particolari, ecco, per chi non l'ha visto, lo dico. Però non bisogna non vederlo questo spettacolo. Cioè, non bisogna. No, perché è come perdersi all'epoca di Shakespeare, uno che non lo conosceva diceva, ma che cazzo è sto Shakespeare? Cioè, piove, devo prendere il cavallo, cammino in mezzo a Londra, cioè doveva essere terribile, no? Però è come dire, vabbè, c'è Shakespeare, chi se ne frega? E no. Non si può. Quindi bisogna stare vicini e Shakespeare faceva questo, mescolava tragico e comico, ok? Quindi alcune opere sono famose per essere tragedie, ma solo perché muoiono i protagonisti, ma è finto e poi comunque dentro si ride tantissimo, Shakespeare lo faceva, non solo lui, da Shakespeare a Raphael Sprengelburd c'è una continuità. C'è la sapienza del mestiere. Allora in questo senso va bene, ai piedi di palco anch'io come regista, ma questa volta ho fatto un po' il regista, non il capocomico, perché è un po' qua, è usato un po' anche per dire c'è la tua compagnia. In realtà sì, io conosco, avevo lavorato in passato, forse ho lavorato con Elisabetta Mai, però ci conosciamo, abbiamo fatto la stessa scuola, Roberta Dalì, Arianna, abbiamo lavorato, ma le altre persone, Michele, le altre persone per me erano novità, e quindi era tutto nuovo. È stato questo, un viaggio molto 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 appassionante e compresso a un livello per cui ci vuole ho sentito dentro di me crescere un po' la maturità di dire, ok, levati e lasciaglielo fare, poi vedi cosa succede, giusto? Certo. Giusto, grazie dei chiarimenti giusti e io trovo forse vi è quasi un paradosso, non abbiamo detto prima, l'opera è tratta dalla Eptalogia di Hieronymus Bosch, in particolare questa trova una corrispondenza con Il peccato della ciglia. Ho appreso leggendo le note della traduttrice Emanuela Cherubini, eppure al tempo stesso per parlare della ciglia avviene nello spettacolo una sorta di epifania di un'energia straordinaria che è quella che fa sì che la morte divenga principio costitutivo di ogni progetto di vita. Ogni personaggio ha il suo problema. L'agente immobiliare deve vendere la casa perché deve guadagnarsi, deve mangiare qualcosa. Ci sono dei misteri che si risolvono solo se una sensitiva riesce a trovare la quadra per instaurare un dialogo con l'altro mondo, quello dei morti. E questo dialogo è possibile. Ebbene, vi sono dunque paradossi, un'esplosione di vita per risolvere il mistero che ci accompagna sin da quando l'uomo pensa a se stesso e instaura un rapporto con i defunti, insomma. E appunto chi gioca nella soglia, nella morte come la vita è la soglia, nella morte come soglia tra la finzione e la realtà, cioè il teatro, sono, è vero, gli attori poi alla fine. Ora si capisce, questa è una scrittura di un autore attore che fa il teatro
scrive con gli attori, attori che noi non conosciamo, e invece noi già abbiamo queste attrici e questi attori attraverso cui vediamo lo spettacolo. Allora, beh, per gli spettatori è un'esperienza nuova. Cioè, si può vedere, ma si può non vedere. Se non si vede, si perde qualcosa della drammaturgia contemporanea. Sì. Ai suoi livelli più alti. Se si fa, cosa, come ci si trova rispetto a una simile drammaturgia e come vi accordate fra di voi in questa ricerca del senso all'interno di una vicenda nella quale il senso sembra essere stato impacchettato in tante parcelle che giungono noi frammentari, ecco. Allora io vorrei domandare a lei, Arianna, magari se ci può dire anche la sua esperienza di interprete rispetto a questo tipo di drammaturgia, ecco. Grazie. Utilizzo questo così, sto qui così, un po' vicino alle mie compagne, scusate, siamo un altro parterre. Ma intanto questa compagnia creata apposta per questo spettacolo ha messo insieme delle persone che non avevano praticamente mai lavorato insieme, quindi veramente anche per me è un miracolo che in un mese abbiamo trovato questa armonia. L'armonia credo che sia la chiave in qualche modo per avvicinarsi avendo anche così poco tempo, e una disponibilità umana di queste persone, di queste attrici e di questi attori a farsi proprio corpo di queste parole. La cosa più difficile di questo spettacolo è riuscire a tenere insieme la parte tragica e la parte comica contemporaneamente. Questa cosa qua è la cosa più difficile, la cosa più rara. È vero che Shakespeare ce l'ha, ma qui forse ancora di più, perché forse in Shakespeare no, adesso vuoi mettermi a fare il pilota sul paragone tra Shakespeare e Ferro, ma in questo caso e soprattutto con un linguaggio che non ha la poesia, non è scritto in poesia, quindi è lì la difficoltà più grande, perché quando tu hai anche la poesia, è vero, certo era la poesia anche in parti, vabbè, non stiamo lì a fare il discorso del paragone, comunque la scrittura che ha, la poesia che c'è dentro questo autore, mi permetto di dire, nell'incastro, nella capacità di mettere insieme i personaggi, le storie, i mondi, quella è la poesia. Le parole sono quotidiane e questa cosa qui è la cosa più che ti mette in crisi, perché nel quotidiano è difficile riuscire a essere tragico, comico, avere contemporaneamente tutti quei piani, almeno per me, poi magari ci sono persone che sono più capaci, però per me questa è stata la difficoltà più grande, e costruire con i miei compagni dei momenti anche al di là delle prove che costruiscano l'ambiente, perché il teatro è un prima di tutto ambiente. Quello che sarebbe bello riuscire a restituire è un luogo dove abitano questi esseri, e chi viene a partecipare a questa esperienza, a questo evento, vive insieme. Il pubblico è protagonista, il pubblico è sempre protagonista in teatro, ma in questo caso ha quasi lui l'ha scritto anche sapendo che chi ascoltava quelle parole aveva un riverbero dentro il suo respiro da spettatore. Se io ti dico che dobbiamo andare a ritirare tutti i soldi dalle banche prima possibile, perché sennò succederà qualcosa di terribile, e lo sto dicendo a un pubblico di persone che la maggior parte hanno il conto bloccato in banca e non possono andare a ritirare una lira, quello che succede al pubblico che sta ascoltando è un brivido dentro che sta recitando insieme a chi lo ascolta. La nostra responsabilità è chiaro, noi non abbiamo questa situazione politica, secondo me dentro la scrittura di Raphael c'è un
pensiero politico fortissimo, ma ci sono tanti piani, tra i tanti piani c'è anche quello politico, ma politico non di propaganda, politico nel senso del perché scrivo queste parole oggi e perché sto parlando a questi cittadini che sono usciti di casa, hanno speso dei soldi e sono venuti qui. Quindi si occupa di chi sta ascoltando, e il nostro impegno è quello di riuscire a tradurre questa scrittura che si fa insieme alla fine, che interpretiamo insieme, con la stessa efficacia, ecco, anche se noi non siamo in quel momento dell'Argentina, però respiriamo un ambiente, se siamo bravi ad assumercelo, certo, noi ci proviamo, facciamo quello che possiamo, ecco questo. Raffaele, ci vuole raccontare qualcosa di più relativamente a questo punto? Penso dunque, sì, al suo rapporto oggi con l'atto creativo, oggi, proprio oggi anche, nel 2024, questo lavoro del 2003. Posso solo leggere dal testo di Manuela Cherubini uno spunto molto interessante. Lo spirito di Hieronymus Bosch permea l'intero corpus delle opere dell'autore. Il dettaglio infinito, la mancanza di un centro, la passione per l'inganno ottico, la nostalgia per un ordine anteriore assente. E l'idea del dizionario perduto, di un codice che potrebbe spiegare i segni, ma che non esiste più, o perlomeno non è più condiviso. Ecco, credo che in queste coordinate, o perdita di coordinate, dissoluzione di certe coordinate, diciamo così, euclidee, si situa la geometria, invece, della drammaturgia di Spregelburg. Come trova oggi le sue linee di interesse nei confronti del teatro che ancora vede e fa, e quale sente come sua vitalità rispetto al teatro oggi? Bene, io vorrei dire che dopo l'etalogia naturalmente ci sono cose che sono rimaste come regole fisse per me della scrittura teatrale. L'etalogia è stato un processo di 12 anni della mia vita e che sicuramente ha cambiato un po' la mia scrittura. Quello che Manuela Cherubini scrive sui miei stimoli creativi è vero, io ho osservato un po' amateuristicamente il dipinto di Hieronymus Bosch e ho pensato perché? Perché questo tizio in questo momento ha deciso di dipingere la realtà così? Perché ci sono altri dipinti anteriori a lui che sono molto diversi e ci sono dipinti dopo lui che sono ancora molto diversi. Perché in quel momento compare un modo di rappresentazione della realtà così singolare? E ho deciso che... non l'ho deciso io, l'ho analizzato un poco attraverso di alcuni che l'hanno scritto, descritto in un modo molto fedele, soprattutto il filosofo argentino Eduardo de Lestal, che c'è stata naturalmente nell'epoca del Bosco una grandissima crisi, la scoperta dell'America, perché prima del Bosco l'ordine, l'unico ordine, era l'ordine di Dio. L'ordine medioevale era un ordine che funzionava. Se tu non credevi a Dio, ti bruciavano e basta. L'ordine funzionava perché la regola si poteva rompere, però esisteva come regola. Il problema della contemporaneità è quando non c'è una regola. In quel periodo dove si scopre l'America e ci sono uomini e donne che non credono allo stesso Dio, tutto l'ordine medievale crolla addirittura l'ordine politico, no? Perché il potere politico rimaneva con quello col Papa, col Papa o col Papà?
il Papa, che amministrava naturalmente il potere di quel Dio in cui io non credo, naturalmente è ovvio in questo testo. Però quando si produce questa crisi, quando anche i paesi europei fanno la riforma protestante per togliersi del potere politico di Roma, bla bla bla, allora la rappresentazione dell'ordine diventa veramente pazzesca, perché quando uno guarda la pintura, tutti le rappresentazioni del Bosco hanno queste caratteristiche: infinito dettaglio, la perdita di un centro, anche il fatto, a me piace tantissimo questa idea del dizionario perso. Cioè, quando il Bosco per esempio rappresenta, non so come si chiama in italiano, il carro di fieno. Conoscete la pittura, dove è stranissima, un grandissimo carro che occupa tutto il centro e ci sono tantissimi personaggi che cercano di aggrapparsi a questo carro. Giustissimo, no? Sì, aggrapparsi. Alcuni che stanno trascinando, si dice, sì, il carro. Ci sono delle suore che contano monete al piedi del carro, alcuni che sono distrotti per le ruote del carro. È veramente stranissimo, però il carro porta fieno. Il fieno è giallo e per l'uomo medievale era chiarissimo che tutto quello che era giallo rappresentava l'oro, non c'era dubbio. Allora, questa è una rappresentazione molto morale. Il Bosco aveva un'intenzione molto religiosa, era praticamente un prete, era formato in questa credenza, però era ovvio che quello era propaganda. Ma noi, se non sappiamo che tutto quello giallo rappresenta l'oro e guardiamo oggi il dipinto, vediamo una cosa stranissima: abbiamo perso il dizionario che spiega perché è dipinto così. Allora, io mi ho proposto di scrivere queste sette pièce come se noi, essere postmoderni, avessimo perso il dizionario della modernità. Quella regola è rimasta dopo l'eutalogia, anche per esempio con l'Inferno, che è una pièce che ho scritto sulle sette virtù, che si vedrà a novembre al Parma Teatro Festival, che farò il Teatro 2, che porterò con la mia compagnia, o altre pièce come Philip Seymour Hoffman per esempio. Quella perdita del dizionario della modernità, penso io, sia sempre presente anche come una risposta politica al nostro caos. No? Noi ci consideriamo esseri moderni, crediamo sempre per esempio alla libertà, che è fondatrice della modernità, però abbiamo visto a dove ci porta la libertà come slogan. Lo slogan del nostro presidente, che è un paziente psichiatrico come voi sapete bene, è viva la libertà, carajo, e viva la libertà, minchia. In nome della libertà stanno per esempio lasciando morire tutti i pazienti che hanno cancro, perché hanno deciso di non darli più i medicamenti, hanno deciso di non dare più gli alimenti alla gente che non ha niente da mangiare, in nome della libertà, la libertà di non pagare tasse. Allora, questo arriverà anche in Italia. Allora penso che quando stiamo parlando di questo, tu hai parlato di questa sensazione, è vero che quando noi diciamo perché volete andare alla banca a ritirare i vostri soldi, per il pubblico argentino era uno scherzo brutale, il pubblico rideva solo perché erano prigionieri di una sala teatrale, però volevano piangere, non ridere, no? Ma condividere la sensazione di prendere la realtà in giro è un'azione teatrale talmente politica, un atto di riunione intorno al problema, che non si spiega come propaganda, non si soluziona filosoficamente, solo si condivide. Questo rapporto tra il pubblico e la scena, per me è un miracolo che stia accadendo a Torino 20 anni dopo,
in una crisi che non è la nostra e che in ogni modo ci stia parlando. E io penso che quel miracolo si può fare quando veramente io non ho fatto dall'inizio un discorso sulle mie idee. Le mie idee non sono importanti nella pièce. Quello che è importante è l'incastro di situazioni che ci porta a un gioco attraverso il quale lo spettatore percepisce la sua realtà in un modo diverso di quello di prima di entrare alla sala teatrale. Che cosa è il bene, che cosa è il male, lo devo rimparare qua. Perché inizia con una che vuole affittare un appartamento e che quando cerca di pensare ai vantaggi dell'affitto pensa a qualsiasi altra cosa, no? È molto strano, non c'è una spiegazione. E quando gli attori me lo chiedono, ma perché sta pensando a questo? Io dico, cosa stai pensando tu? Stai pensando a quello che io dico o ad altre cose? Tutti funzioniamo così, siamo così abituati a... Bene, allora, questa è una rappresentazione anche molto boschiana, nel senso di cui abbiamo parlato prima, no? Siamo abituati a vivere in un caos perché l'ordine non ci appartiene più come società. Io non voglio dire con quello che l'ordine medievale sia migliore, come ho detto prima, ti possono bruciare se non credi all'ordine che ti impongono, no? Che ti impongono. Però viviamo con un'angoscia usualmente tradotta come panico, anche perché le regole non sono più chiare. Anche per il teatro contemporaneo è molto difficile chiamarsi, per esempio, io non penso che quello che io faccia sia un'avanguardia, avant-garde. No, no, semplicemente per essere avant-garde le regole, il teatro centrale deve essere molto potente e non lo è. Non lo è più. I grandi maestri non sono più i maestri, no? Stanno scomparendo perché non ci sono regole di uso generale. Lo vediamo nei grandi festival internazionali, per esempio, i grandi nomi di 20 anni fa non iniziano a non avere un rapporto. Il grande scandalo accaduto ad Avignon, per esempio, 4-5 anni fa, dove il pubblico si è alzato a dire basta, non sopportiamo mai più questo teatro. Hanno cacciato il direttore perché si annoiavano, il pubblico ha detto basta. Bene, sto dicendo un po' scherzando per capire che sarebbe bellissimo per noi conoscere le regole e distruggerle, però non ci sono. Allora, in quegli ordini che chiamiamo, io chiamo ordini aperti, come quello della postmodernità o quello del momento in cui dipinge Hieronymus Bosch, in quegli ordini gli artisti non hanno un messaggio da condividere, non si può trasmettere una verità, si può solo contagiare al pubblico una serie di sintomi, però il nostro compito è molto diverso di altri autori classici che sapevano come dipingere la bellezza o come organizzare lo spazio. Se parliamo di pittura, per esempio, da noi è tutto sempre a scoprire. Una domanda, approfitto per intanto questa splendida riflessione veramente di Rafael, davvero molto sollecitante, un po' da panico questa idea che l'Argentina possa essere un laboratorio del futuro che può in qualche maniera appunto riguardare ben oltre quella terra, di qualcosa appunto che è dietro l'angolo che ci attende. Una cosa che vorrei chiederti e con te a Yuri è, da un lato c'è questa, anche dalle belle pagine che hai scritto, molto interessanti, questa centratura sul geroglifico, sul labirinto, sul segno da decodificare, ma allo stesso tempo, e quindi questa cosa che per me è seducentissima, dello sperdimento, no? Di accettare di
abbandonarsi a qualcosa che è fuori dal nostro controllo, ma allo stesso tempo, e credo che forse qui il punto di connessione forte con Yuri, oltre ad altri aspetti, è la grandissima fiducia che hai nelle storie, nel raccontare. Cioè raccontare forse è una forma non di decifrazione del caos, ma di condivisione e quindi di relazione, come dire, di scambio di questi nostri mondi caotici che ci portiamo dentro. E la fiducia nelle storie è, io che conosco Yuri da un sacco di tempo come artista, ho visto tantissime cose sue, anche lui ha un fortissimo attaccamento proprio alla narrazione, alla parola, al racconto, alle figure sceniche come figure che determinano una vibrazione forte da corpo a corpo, da uomo a uomo, da figura umana a figura umana. E forse ecco questo, mi pare che nel panico, nel caos che ci racconti così magistralmente, però c'è questo punto della fiducia nelle storie. Raccontare una storia anche oggi ha un valore filosofico enorme, perché raccontare implica associare causa-effetto, e da lì ne esce una responsabilità, e quella è la responsabilità del narratore, no? C'è addirittura un teatro non narrativo che io chiamo irresponsabile, ma in un senso negativo, perché la irresponsabilità del teatro mi piace un sacco, però non quella particolarmente, no? Se io devo raccontare, mi faccio responsabile delle cose che devo scegliere per far funzionare un racconto. La vera domanda sarebbe se il racconto è sempre, se la storia da raccontare è una linea retta, o è, come penso io, come pensano tanti teorici, matematici, fisici del caos, un labirinto. La realtà accade contemporaneamente, sono tanti gli accadimenti contemporanei che la ragione, che un organo che abbiamo, così come il fegato o il cuore, la ragione cerca di organizzarlo in modo causa-effetto, sì? Io invece metto in crisi quel modo attraverso una narrazione che non sia lineare, ma questa è una mia scelta, direi quasi tecnica, prodotto dell'analisi o dello studio, della mia passione per la matematica e soprattutto per la teoria del caos, dove si impara molto velocemente che il caos non è un disordine, è però un ordine più complesso, e dobbiamo capire che cosa sia la complessità. Quando le formule della matematica euclidea non riescono a spiegare certi comportamenti della materia, compaiono i numeri immaginari, i calcoli iterativi e tanti altri mostri frattali che a me hanno lasciato un'influenza molto, molto grande. Però sì, io penso sempre a un teatro narrativo, perché penso che quella responsabilità è una che voglio condividere con i miei spettatori. Sì, anch'io sono 30 anni quest'anno che faccio teatro e ho sempre pensato che la base fosse una comunicazione con gli spettatori, una condivisione, se non altro, di storie che qui in Italia si potevano fare finché non ci è capitata questa. Capitata, abbiamo spinto un po' e il direttore Fonsati ci ha dato fiducia ed era felice, perché quando funziona la drammaturgia contemporanea è qualcosa di più. Poi non è una drammaturgia contemporanea qualsiasi, lo ribadisco, è davvero particolare, però c'è una storia da narrare, e credo che l'impegno di arrivare al pubblico è già un atto politico. Io non scrivo
e non mi ci metto nemmeno, ma perché sennò l'avrei già iniziato a fare. Non è che cominci a 54 anni a scrivere, no? Però sento l'impegno politico di Raphael di appunto narrare una storia in modo non lineare, in modo non, come dire, non comodo, ma comprensibile, assolutamente comprensibile. Ma insomma, mediare questo teatro per l'Italia, che forse che magari è un pubblico diverso, io quello argentino non lo conosco, però magari tu puoi fare un paragone. Neanche io. I pubblici sono sempre tutti diversi. Sono i protagonisti, è vero, cambiano di sera in sera, loro cambiano e noi ci regoliamo. Però arrivare al pubblico con una storia per me è molto importante. E a proposito del teatro irresponsabile, mi piace molto questa definizione, cioè un teatro dove ti assumi la responsabilità comunque di far capire la storia. E, ma perché mi succedeva da ragazzino, quando andavo a teatro, non ricordo la messa in scena, quindi non offendo nessuno, non manco di rispetto, ma mi ricordo che ho letto quasi tutte le tragedie e le opere di Shakespeare, ma il Coriolano no. Allora ho detto, beh, vado a teatro così, però purtroppo non ho capito qual era il problema, cioè in cosa stessero, cioè era un'esibizione di muscoli. Forse è scritta male. Shakespeare scriveva sì, alcune cose per il compleanno della regina, una volta 15 giorni. No? Sì, l'ha fatto. Allegre con Mare di Wiz. E beh, come fai a dire no alla regina Elisabetta? Ti brucia. Ma io vorrei aggiungere un esempio che è sempre molto chiaro, quello che io chiamo il teatro lineare, che è il 90% di quello che si vede. Uno tossisce nel primo atto è perché poi morirà di tubercolosi, se no non tossisce, no? Quello l'abbiamo imparato male di qualcosetta che Chekhov ha scritto nei suoi quaderni, no? Allora noi diciamo, se c'è un'arma nel primo atto deve essere sparata, no, sì, si sparerà nel quarto, però vediamo che cosa fa Chekhov con questa idea, perché effettivamente c'è un'arma in il gabbiano, si dice così, no? Ma quando viene sparata Kostya non muore alla fine del terzo atto, e poi nel quarto accade una cosa sempre fantastica in Chekhov, accade il tempo, perché tra il terzo e il quarto atto passa il tempo, e poi sì, con quest'arma accadrà un incidente, però non come tu. Allora, quando c'è un'arma può spararsi o no? Qua si apre una biforcazione, che è una parola tecnicamente molto interessante. Nel panico, in questa pièce che voi fate, è impossibile prevedere quale sarà il prossimo sviluppo, perché nessuno tossisce, cioè non sono segni, le cose non sono segni, signos, no? Segni di accadimenti futuri che il pubblico deve leggere come tracce. Gli accadimenti sono accadimenti. Lo spettatore contemporaneo diventa uno che va a partecipare di un accadimento e non uno che va a leggere o a organizzare in forma lineare i segni che li portano a una verità che già sapeva prima di entrare in sala. E perciò che il pubblico da solito si annoia a confermare quello che già era evidente. Io mi arrabbio tantissimo di queste narrazioni che ti promettono una cosa e te la fanno finalmente, e tu ti senti molto intelligente perché ho scoperto, poverino muore, se tossisce morirà di tubercolosi, perché se no non tossisce. Non morirò, lo sapete. Perché l'organicità della vita non si può riportare al teatro? No? Perché fa tanta fatica fare una narrazione organica? Quando dico organica mi riferisco a questa organicità di quale hanno parlato tutti i grandi maestri, no?
Stanislavski, il primo, che cos'è l'organicità? L'organicità dipende di come funziona nell'epoca di ogni attore i paradigmi della scienza. Organicità da noi non è lo stesso che per i greci, non è lo stesso che per Newton. Beh, e a proposito di, diciamo, non sequenzialità dell'intelligenza, del cervello, della conoscenza umana, la sensitiva sicuramente, non dico che sia forse una moderna Cassandra, però certamente non applica l'unica forma razionale di conoscenza delle cose, no? Lo fa Elisabetta Mazzullo e forse questo personaggio in particolare ci mette di fronte a questa inevitabilità, cioè noi come pure individui postmoderni e tutto accettiamo di continuare a muoverci in un dominio che appunto talvolta può avere anche qualcosa di profetico, no? Qui penso a un livello mitico veramente all'opposizione fra Cassandra e Clitennestra, oppure fra un emisfero e l'altro del cervello, uno che regola la parte più sensitiva, corporea, e l'altra quella più razionale che dispone come noi scriviamo. Cioè io non riesco a non scrivere, continuo a scrivere una sillaba dopo l'altra, ecco. Però insomma mi sembra che l'attrice si trovi di fronte a un gioco scenico che le chiede in qualche modo di porre questa sfera invisibile, di porcela visibile. E allora ci vuole raccontare qualcosa della sua esperienza nell'interpretazione, se è possibile. Forse, grazie. Prego. Cioè, quello che posso dire è che, ma forse perché io sono romantica, che la capacità di visione di questo personaggio è fortemente spinta dal suo bisogno d'amore, o perlomeno questo è quello che l'autore un po' le fa dire, che in un paio di occasioni dice che è tanto sola, che non ha voluto lei questo dono, però è un dono che la mette in comunicazione con gli altri esseri umani, forse a un livello meno logico, appunto vicino al paranormale, alla magia, al mistero. Però trovo che sia un personaggio come tutti i nostri personaggi che abitano questa casetta rossa, personaggi che hanno un grosso problema e ciò nonostante si arrabattano nella vita. A me mi interessa e ci ha interessato indagare più il problema che diciamo quello che funzionava. Tanto più che in questo personaggio manco le visioni funzionano, cioè poverina ci prova ma non viene molto capita e non ci blocca neanche la prima volta, non vede. Quindi trovo che i nostri personaggi siano tutti abitati da una doppia anima, da un grossissimo problema e da un tentativo di sopravvivere. La cosa che mi veniva in mente rispetto a questi discorsi sullo stile di Raphael, non so, io mi permetto di dire la mia opinione, ho sempre solo letto i suoi testi ma non c'ero mai entrata dentro, non avevo mai avuto la fortuna. E standoci dentro, la mia impressione è che il teatro, diciamo così, lo stile di Spreckelburd, anche se apparentemente è un bordello, cioè nel senso, passami il termine, che dici no, non è possibile, non si capisce niente, costringe la comunità di attori che in quel momento sta lavorando ha una fortissima coesione per sopravvivere, perché sennò non è. E quindi comunicano molto di più. Cioè, paradossalmente, anche se quello che si veicola o di cui si parla è quanto è difficile comunicare tra noi esseri umani, quanto siamo impelagati nei nostri problemi, se non c'è un Dio allora rimane il panico. Però quelli che si trovano a dover dire queste parole
proprio perché forse siamo ostinatamente legati a una ricerca di senso, si uniscono tantissimo tra di loro, quindi cercano di creare comunità, che è la cosa secondo me più bella del fare teatro insieme. E tanti dei testi di Raphael hanno tanti personaggi dentro, a parte i doppi ruoli, che questa è stata un gioco necessario, però bellissimo. Però è bello che nel mondo di Raphael c'è tanta gente che quindi deve comunicare insieme, anche se fa fatica. E questo trovo che sia un... non lo so se è qualcosa... posso dire la cosa del tuo cognome? Quale? Quale di tutte? No, il significato del tuo cognome. Poi magari la storia la puoi dire meglio tu. Sì, sì, non c'è granché da dire, però il mio cognome è male scritto. Sicuramente il mio nonno era tedesco, quando è arrivato all'Argentina non sappiamo come si chiamava, ma l'hanno scritto così, che è una parola tedesca che però non esiste in Germania, in nessun lato. Probabilmente le hanno chiesto come si chiamava e lui ha detto in dialetto ich spreche kein Wort, non parlo parole. hanno scritto Spregelbuch, che è così come si pronuncia. Allora probabilmente, non lo so, si chiamava Müller, però io mi chiamo non parlo parole. Però, ecco, solo per dire che trovo interessantissimo che un drammaturgo che scrive parole aveva nel suo destino questo tema della comunicazione. Però forse è ancora più interessante che in realtà c'è un'altissima comunicazione dentro questo testo. Cioè cercano tutti disperatamente un senso e cercano di comunicare. E noi come comunità, anch'io grido al miracolo perché... insomma, non è facile tra donne, tra l'altro, così tante donne. Non è no, è più facile tra donne. Not always. Secondo me è più facile. No, insomma, io credo che sia stata una bella armonia nel caos. E questo è un grande regalo. Sì. Grazie. Sì. E questa è un'opinione condivisa penso a Jessica Sosa, Dalila Reas, e penso a Roberta Caglia, Cecilia Roviro, Lucia Limonta, Annabelle, Simona Bordasco, Francesca Osso, Viola Marietti, Toni Mazzara. Perdon. Toni è solo in presenza. Ma già è la voce del padre, c'è anche questa voce del padre. Possiamo concludere, intanto se il pubblico desidera porre qualche domanda c'è un microfono in attesa di vedervi poi a teatro, ovviamente, che non si può mancare. Grazie mille. Io sono il direttore di una rivista culturale digitale e casa di produzioni con tutti i prospettiali, parliamo di arte, cultura e bellezza, non di loro forma, colore e dimensione, però come si evince dal nostro nome, noi ci chiamiamo Mercuzio in France, l'arte teatrale è una delle nostre preferite, occupa un posto speciale nel nostro cuore. La domanda che voglio rivolgere la rivolgo all'autore, al regista, proprio in qualità di autore e regista, ed è questa. Quanto è stato difficile, oppure semplice, far coincidere le due visioni, cioè la visione dell'autore e la visione del regista, nel senso che comunque stiamo parlando di due artisti diversi, due persone diverse, due persone con un vissuto diverso, quindi appunto una visione, ognuno con la propria visione. È sempre stato, come dire, semplice, o ci sono stati dei punti, comunque degli aspetti dell'opera in cui le due visioni in qualche modo, se non scontrarsi, non convergevano nella stessa direzione, oppure siete sempre andati all'unisono? È una bella domanda. Io in realtà come autore e come regista
sono un bravissimo attore. Cioè, la cosa, io mi sono avvicinato al teatro perché volevo recitare, la cosa che mi fa più piacere è essere lì in quel casino, la recita. Però siccome io ho iniziato molto giovane a fare l'attore, niente, i miei testi sono comparsi, no? Hanno apparecido, prima, cioè non c'erano tanti autori giovani con una singolarità così visibile. Allora io ho vinto per esempio il mio primo premio quando avevo 19 anni. Dunque poi ho sentito una responsabilità, se mi davano, io non ero per niente sicuro di andare avanti a fare teatro, è una cosa che in Argentina tanti facciamo perché fa piacere, è una cosa molto normale fare teatro amateuristicamente. Amatorialmente io non pensavo di fare di questo una professione, sì? Ma io mi faceva piacere recitare, non solo piacere, mi faceva un panico terribile, che è probabilmente la stessa cosa, perché superare quella paura ti porta. Io ero molto timido, lo sono ancora, e ho trovato nella recita un mondo in cui io mi creava dei finti problemi e li soluzionavo, una cosa che nella mia vita non posso fare. Dunque, io penso sempre al mio teatro dal punto di vista della mia voglia di recitare. Allora, mi devo scrivere i testi, perché i testi che io posso fare non esistono. Non esistono, io non faccio i classici, non mi metto in una poltrona ad aspettare che mi chiamino per fare un plauto, non accadrà. Dunque, io devo creare un testo che solo io e la mia compagnia, i miei amici che sono probabilmente nella mia situazione, possa fare. Allora, cosa succede? Scrivo quel testo e non ci sono registi che lo fanno, lo devo fare anche io. Dunque, io, come la mia generazione intera nell'Argentina, abbiamo deciso, provvisoriamente, che il teatro è una sola cosa. Questa divisione professionale che voi avete in Europa, che è una divisione che in alcuni paesi è estrema, per esempio nella Spagna, se tu vai alla RESAR, la Reale Scuola d'Arte Drammatico, per imparare a fare l'attore, per fare la carriera di recitazione, non ti permettono contemporaneamente fare quella del regista o di drammaturgo, devi scegliere una. Io dico, è strano, perché quello che impareranno è la stessa cosa. Come funziona il teatro? Ecco, naturalmente uno può non avere un talento naturale per la recitazione, si capisce, allora normalmente sono i registi. Scusa, però no, è vero che alcuni registi hanno un amore per il teatro, però perché sono cattivi attori. Altri no, altri sono bravissimi e fanno anche il regista. Non è una regola generale, però da noi è la stessa cosa, perché io come attore che si scrive il testo per se stesso non lo potrei mettere in scena, se da noi impariamo tutti gli stessi fondamenti del teatro, di come funziona il teatro. Allora, vado alla tua domanda. Come mi posso trovare io quando si prende un mio testo senza la mia presenza come attore e anche senza le mie idee di regia? È molto strano quello che accade, perché non è una sensazione di felicità totale, è una sensazione di essere morto. Quando il testo funziona senza la mia presenza, e funziona bene, addirittura come in questo caso, io dove sono? Morto tra le parole, è una sensazione molto strana con cui io ho fatto un'amicizia provvisoria, mi sono abituato a togliermi da quella situazione traumatica, perché è veramente traumatica. In questa pièce qua, per esempio, io non ho recitato, allora ho il vantaggio di non vedere me stesso fatto da un impostore, che è una cosa orribile, addirittura quando lo fanno meglio.
Ma lo fanno peggio, io dico, ok. Però, bene, in questo caso, però io sento naturalmente un'amicizia con questa troupe qua che lo sta facendo. Io vado a casa e penso, questa gente va a dormire e nella sua testa ci sono le mie parole. Tantissimo. Sì, tantissime parole. Sì, sì. Tanti sogni. È un miracolo, è una situazione, un privilegio. Che mi prestano un pezzettino della loro intelligenza per accogliere queste battute, io mi sento naturalmente in una sorta di strano paradiso, che non è solo piacevole, fa anche, ti fai delle domande molto, molto concrete, no? Perché l'hai pensato così e il regista lo fa altrimenti? I giorni che abbiamo provato insieme, che io sono arrivato a vedere se c'erano dubbi, se si poteva per esempio tagliare delle cose che solo hanno senso nell'Argentina e che forse in Italia, non abbiamo tagliato nulla, penso che abbiamo fatto così, incrociando le dita che si capirà. Però era molto strano perché c'erano già decisioni naturalmente prese dal regista che io non ho questionato, io lo facevo diversamente, però anch'io volevo vedere, a me stesso una seconda opportunità, è come vivere di nuovo la stessa vita, quello è anche un privilegio che fa anche un sacco di paura. Dunque tu mi domandi come mi trovo io di fronte a questo confronto, non lo so, è un'esperienza di un'intensità unica, e naturalmente io sono tanto grato di poter attraversarla, perché non è usuale. Non lo so, gli autori morti non hanno questa possibilità, no? Però addirittura sono molto abituato a vedere i miei testi fatti in altre culture, dove io non posso dire nulla, perché i motivi che portano alla scelta di un testo o a farlo in un modo diverso non appartengono alla mia realtà. Allora non è che io posso rifiutare le decisioni che si sono prese, però qua per esempio che mi hanno invitato a dire, e tu come soluzioneresti questo problema, per esempio il casino della festa o la coreografia finale, noi abbiamo parlato di questo, per esempio le nostre ballerine, per quelli che hanno visto lo spettacolo, non si muovevano per niente, il nostro pubblico ha dovuto sopportare 5 minuti di una musica in cui le ballerine non si potevano muovere. Allora il primo minuto, il secondo, il terzo, per forza il pubblico iniziava a pensare delle cose. Allora quando una ballerina faceva un semplice gesto, era tutto un mondo. Allora per far quello io ho preso una decisione molto personale di dire no, la coreografa pensa che la danza che si deve fare è la danza del futuro, non vuole vedere quello che si fa ma quello che si farà, e quello che si farà non si conosce. Bene, questa era una scommessa, la nostra scommessa. Invece loro hanno delle attrici che sono bravissime a ballare, voi lo fate molto bene, ci sono movimenti, e a me invece io non avrei voluto vederle ferme, perché quando ballano ti contagiano una allegria, una follia, no? Allora lo fanno attraverso una scelta molto diversa che io come autore, regista, attore non osso questionare. E quello è anche un regalo, dare una seconda vita a una idea che in me era già, come dire, morta, era già uguale a se stessa. E niente, è di nuovo un regalo.
a volte accade che non funziona e niente, non mi fa piacere, però quando funziona e non è la mia idea, è molto strano. Grazie per questo regalo e grazie al teatro che l'ha reso possibile e per il regalo di questo incontro. Penso che stasera ci sia lo spettacolo e forse noi dobbiamo congedare la compagnia per non rubare troppo tempo. Quindi grazie Raffaele, grazie Yuri, grazie a tutti voi, grazie al pubblico per la sua presenza e al prossimo spettacolo.